sparite migliaia di aziende in un anno a causa del Covid. Secondo la stima dell'ufficio studi Confcommercio, nel 2020 chiuderanno oltre 390.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato, fenomeno non compensato dalle 85.000 nuove aperture. Di queste, 240.000 esclusivamente a causa della pandemia. Tra i settori più colpiti, abbigliamento e calzature, ambulanti, distributori di carburante, agenzie di viaggio, bar e ristoranti, trasporti. Primi contributi a fondo perduto in arrivo sui conti correnti bancari di agenzie di viaggio e tour operator che coprono le perdite da marzo a luglio 2020. Una prima boccata di ossigeno per le imprese del turismo, sottolineano Asso Viaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi e FTO Confcommercio, che ribadiscono che il comparto ha bisogno con urgenza di ulteriori interventi come il finanziamento del fondo perduto e la riduzione dell'aliquota IVA 74 ter. I prezzi al consumo nell'Eurozona hanno registrato a novembre una flessione dello 0,3% sia su base mensile che annua, lo rileva Eurostat. Al netto dei prezzi nel settore dell'energia e degli alimentari si è verificato un calo dello 0,5% mensile, mentre su base annua un aumento dello 0,2%. Problemi in vista per i titolari di conti correnti in rosso, sia imprese sia famiglie. Da gennaio gli addebiti automatici non saranno più consentiti se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C'è il rischio di un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti. È quanto segnala.